In piedi! Ho detto in piedi! Cammino! Addio! Ciao, Connor. Non pensavi che mi sarei perso la festa d'addio, vero? Ha sentito che verrà anche Washington in persona. Spero non gli accada nulla. Avevi parlato di un processo. Non si processano i traditori. Tutto merito di Lee e Deltam. Te ne vai dritto sulla forca. Oggi non morirò. Non posso dire lo stesso di te. Ora basta! Muoviti! Sei solo. Grida pure se hai bisogno di noi. Lascia perdere me. Devi fermare Icky. Lui. Muoviti. Non vorrai tardare, giusto? Dovevi proprio fare l'eroe, vero? Tu e pure George. Ora vedrai che si ottiene una cassa di pino e basta. Fratelli, sorelle, amici patrioti, alcuni giorni fa ho scoperto un piano così vile, così perverso, che al solo parlarne ancora provo dolore. L'uomo davanti a voi voleva uccidere il nostro beneamato generale. Esatto. Quale malvagità o follia lo pervada, non so dirlo. E nemmeno ha provato a difendersi. Non prova rimorso. E sebbene lo abbia implorato e pregato di rivelarci ciò che sa, è rimasto in totale silenzio. Se lui stesso non vuole parlare, se non confessa né si pente, cosa dobbiamo pensare se non questo? Voleva farci cadere nelle mani del nemico. Quindi siamo costretti dalla giustizia a condannarlo a morte.
Possa Dio avere pietà di te. Devo fermare Ikki. Va! Accidenti, credevo di vivere ancora a lungo. Peccato. Voglio risposte. Perché Johnson vuole la terra del mio popolo? Perché Pitcairn mirava ad Adams e ad Hancock? L'uccisione di Washington a che doveva servire? Perché il vostro ordine aiuta gli inglesi? Oh, io che ne so. I Templari, lì, il pezzo grosso, Aidan, hanno i soldi, hanno il potere. Ecco perché stavo con loro, solo per questo. Di sicuro hanno un piano per il futuro del mondo. Ma non me ne è mai fregato niente. Che facciano i loro discorsi sull'umanità e sui suoi problemi. Che studino i loro piani e preparino trappole. A me non interessa. Mi pagavano, io obbedivo. Non ho mai chiesto né chi, né cosa, né perché. No, grazie. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? Oh, grande Sheovan. Cos'altro conta? Non sono così ingenuo da seguire dei principi. E che cos'è un principio? Ci si compra qualcosa? Non guardarmi così. Siamo diversi, io e te. Tu sei solo un imbecille a caccia di farfalle. A me importa soltanto avere una birra in una mano e una tetta nell'altra. Vedi, amico, io ottengo quello che voglio. È così, sai. E tu resterai con un pugno di mosche. Abbassate le armi! Vi ho detto di abbassare le armi! Quest'uomo è un eroe! Il generale sa essere davvero testardo. Balle, ha detto quando lo abbiamo avvertito del pericolo che correva. Balle! Ah. Basta! Voleva uccidere il comandante e ha quasi ucciso voi. Era un furfante. Ma era un uomo. Ah. Senza onore non si è niente. Dov'è Washington? Devo parlargli. Se n'è andato subito dopo la vostra supposta esecuzione. Sarà sulla strada per Filadelfia ormai. Lo raggiungerò. Qualcosa non va? È ancora in pericolo. Ikki non agiva da solo. Davvero notevole quello che hai fatto. Rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Sarebbe un complimento. Ora non esagerare. Sono convinto che tutto finirà in tragedia. Ma sei arrivato fin qui e, beh, hai superato ogni mia aspettativa. La gente anela la libertà, ma ha paura di prendersela. La paura è svanita ora. Grazie a te. No, è tutto merito loro. Ti stai sminuendo, ma hai sempre avuto un cuore. Faccio quel che è giusto, né più né meno.
Non puoi dirglielo. Devo farlo, altrimenti non sarà mai al sicuro. È meglio che non sappia. Instillandogli il seme del dubbio rischi di vanificare ogni suo sforzo. Se Washington si fermasse, Charles li colpirebbe. Causeresti proprio ciò che vuoi impedire. Stana i Templari, è tuo dovere, ma non coinvolgere questi uomini. È il momento di restare uniti. Già, dobbiamo sempre restare uniti, altrimenti finiremo sulla forca uno per uno. Anche stavolta ci hai salvato, amico. Devo parlare con il comandante. È dovuto andare a New York. Gli inglesi vogliono prenderla. Temo che dovremo richiamare anche le nostre truppe dal Quebec. Un conto è proclamare l'indipendenza. Ma noi, amico mio, dobbiamo cercare di difenderla.